ecco in questa valanga dove sei, amore mio. Il mondo trema, crolla in fango ai sogni miei, ma che non sia un addio. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. La mia bocca impastata, i ricordi sono spiatiti, e il nostro futuro rubato dal passato, ingoiato dal passato. Un abbraccio avvolgente, l'abbraccio di mia madre, un ricordo bussa forte ma non lo lascio entrare, io non lo lascio entrare. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue e terra e povera gente. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. Un popolo scompare, non c'è aria ormai qui da respirare. Piove forte ma non dormo, l'acqua bagna il mio dolore ed è così che un uomo muore. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. Ti cerco in questa valanga dove sei, amore mio. Il mondo trema, crolla in fango ai sogni miei, ma che non sia un addio. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. Trema l'anima, trema il cuore, cresce dentro un gran dolore. Cerco te, non vedo niente, solo sangue, terra e povera gente. Solo sangue, terra e povera gente. Esprimo le mie ultime volontà concernenti i miei beni. Le opere della collezione Terremotus, della proprietà della Fondazione Lucio Amelio, lego alla legge di Caserta a condizione che esse siano esposte in permanenza. Tremò la terra e si squarciarono i cieli! E la terra trembla ancora. Da Orvola fui déjà. Tremò la terra e si squarciarono i cieli! Latte, sopravviverà le rovine dei tuoi. E modo chi sei? E che ti aspettavi, caro mio? Riconoscenza,
Non c'è riconoscenza a questo mondo per chi si pone un passo avanti agli altri, per chi è portatore di novità e di bellezza. Io mi sono occupato delle città e degli uomini, perché è questo che fa l'arte, questo è il suo compito. Ricorda a tutti da dove veniamo, per capire cos'è che non va nel presente e costruire un futuro più giusto. Beh, mi piace questo tuo ritrovare un'etica dell'arte. No, non confondiamo. L'arte non si siede attorno a nessun tavolo, l'arte sta su un trono. Oppure in un angolo, a seconda dei casi. Ma non è possibile parlare di arte se non si forma una nuova coscienza politica e civile. L'arte è concetto di libertà assoluta, si crea col pensiero e poi non è più possibile bloccarla con i lacciuoli della burocrazia. L'arte si crea col fango, materia naturale, spalmata con gesti ampi e travolgenti, usando le mani, le braccia e l'intero corpo se necessario. È il dono del cielo fatto alla terra, con la terra stessa. Il fango, come le pietre, sono in continuo divenire. La loro forma cambierà col tempo, è vero, ma la loro essenza resterà per sempre nel ricordo dell'artista, nel racconto dell'artista. Perché ciò che ci resta di ogni epoca è proprio ciò che ci lascia l'artista di quell'epoca. Insomma, tu chi sei? Da dove vieni? Chi sei? Non fai parte della mia schiera. Sono figlio d'arte. Sono nato nella tua stessa città, la città della sirena, sdraiata sulle dolci coste cumane, la città dei greci, il paradiso abitato dai diavoli. Poi sono partito con mio padre per la città eterna e lì ho imparato tutto, a progettare, a costruire, a restaurare. E quando sono tornato qui, nella campagna mirabile, nel posto giusto, si è finalmente svolto e compiuto il mio destino. Io sono lo spirito dell'arte. Io sono colui che ha portato l'acqua. Nessuno si aspettava l'arrivo dell'acqua da 40 chilometri. Nessuno. Erano tutti lì pronti ad assistere al mio fallimento. Eppure sono rimasti annegati nel loro stesso stupore. Io sono colui che ha portato l'acqua. Papi, cardinali, re e regine hanno ammirato la mia opera. Facevano a gara per avermi. E mi hanno chiesto di progettare la più bella residenza reale e tutta la città intorno e le strade e l'ordine, perché chi vi fabbricasse dopo fabbricasse con regola e buona direzione, né più alto né più basso, ma tutto in buona armonia. Ho dovuto superare e zittire per perizia e capacità ciarlieri, millantatori, raccomandati. Ho costruito porti, chiese, cattedrali, lazzaretti. Ero impegnato su tutto il territorio nazionale. E mi è toccato restaurare anche la cupola michelangiolesca di tutta la cristianità. E quando la mia fama era all'apice, ho ricevuto da Carlo di Borbone l'invito a costruire a Caserta la residenza reale più bella d'Europa. Allora lì ho messo il mio talento a servizio del regno e della cittadinanza. Tutti facevano a gara per affidarmi degli incarichi. Maddaloni, Caserta, Benevento, Aversa e Napoli. Poi, con la partenza di Carlo per il trono di Spagna, mi è rimasto Orre Piccerill. E a causa del suo ministro le umiliazioni non si contarono più. Fino anche la carbonella per riscaldarmi mi fu negata. E qui mi sono spento nel silenzio generale. Luigi Vanvitelli sepolto senza nemmeno una lapide. Nell'umile chiesa di San Francesco di Paola,
Nessun viaggiatore oggi riuscirebbe a trovare la mia sepoltura. Luigi Vanvitelli, l'architetto della Reggia di Caserta, l'uomo artista più corteggiato del Settecento. Finanche le mie misere spoglie non si sa bene dove siano. Non ricchezza, non riconoscimenti, non gratitudine hanno compensato tanto genio e tanti sacrifici. Io chiedevo almeno di riposare in pace e tu, amico mio, pretendi riconoscenza dal tuo popolo. Insomma, solo a noi. Facciamo solo a noi, non è possibile. Solo a noi. Tutti quelli che stanno sotto vanno a coppa. Quelli che stanno in coppa vanno a sotto, quelli che stanno a proro vanno a poppa, quelli che stanno a po' solo a noi. Non è possibile. Una burocratica litania di scemenze. Un rosario infinito di imbecillità, una demenziale compito solo a noi. Non si trova la giusta collocazione delle opere non per una ragione stilistica o ideologica, semplicemente per pura ignoranza. E la terra trembla ancora. Questa è l'occasione per rendere più giusto il riconoscimento dei meriti acquisiti, dei grandi risultati e di quello che portò al loro conseguimento. Nella circostanza essere le lodi di un fervido lavoro, dalla lunga attività di gallerista, quella di mercante d'arte, mai di oro, nella primavera dell'89, artisti e uomini di tutta Napoli denunciarono con grande indignazione l'incuranza delle autorità a trovare una degna sistemazione per le opere della collezione. Ma da parte comunale non vi fu risposta e una grande indifferenza fu di nuovo imposta. Ha parlato il sindaco, ha parlato l'assessore, ha parlato il sotto segretario della Stato. Ha parlato il sindaco, ha parlato l'assessore, ha parlato l'esperto, ha parlato il professore. E questo è il posto giusto per mettere le lodi di un impegno costante nei confronti della tua città e della cultura, risultando anche spesso intransigente. Ha parlato il sindaco, ha parlato l'assessore, ha parlato il sotto segretario della Stato, ha parlato il sindaco, ha parlato l'assessore, ha parlato l'esperto, ha parlato il professore, ha parlato il sindaco, ha parlato l'assessore, ha parlato il sotto segretario della Stato, ha parlato il sindaco, ha parlato l'assessore, ha parlato l'esperto, ha parlato il professore, ha parlato il professore. Mostri, mostri, sono dei mostri! E dove sono gli eroi? Dove sono i difensori dell'arte, i guerrieri della cultura? Resuscitate dai depositi polverosi dei musei! Uscite dai libri e venite a difenderci da questi mostri! Non ci restano che chiacchiere! Lo spirito popolare che abita Napoli, la città porosa, frutto di eventi d'occupazione, liberazioni e soprusi, ha formato un'identità poggiante sull'eclettismo culturale. Forse il napoletano è l'unico popolo che per storia è nomade anche se non si muove, rivoluzionario anche quando non si vede. La mia città è riuscita sempre a formare e a creare nuove forme espressive, valicando ogni limite folcloristico e dialettale. Io ho sentito questa cosa quando è avvenuto il terremoto e mi ci sono buttato dentro. Ho sentito come un fremito, ho voluto uno sforzo dagli artisti. Fate nascere qualcosa dalle crepe della terra che si è spaccata, perché qualcosa deve nascere. D'altronde, la distruzione di un qualcosa non può segnare soltanto la fine, ma può segnare anche l'inizio, il principio di un qualcosa di nuovo. Fate nascere qualcosa dalle crepe della terra che si è spaccata, perché qualcosa deve nascere. È difficile accettare differenze e novità, perdere il vizio di pregiudicare, ali disastri ben sanno fare.
vecchio fosso il mare, Letizia. Nascere qualcosa dalle crepe della terra e si è spaccata perché qualcosa deve nascere. Io c'ero, ero là, sono andato a toccare la morte con le mani. I sopravvissuti immobili nell'agghiacciante dolore sembravano morti in piedi, grigi, si muovevano lentamente per andare da nessuna parte. Non si muore in vano, non si muore mai. La nostra traccia rimane. La mia cinica idea è stata quella di riedificare con l'arte il suolo partenopeo umiliato dalla natura. Ho sempre rifiutato di lasciare Napoli, non per una sfida sterile né per patriottismo, ma perché ritengo che tutto quello che noi possediamo sono le nostre radici, le nostre origini. Il critico può essere nomade, il gallerista no, deve essere fedele. Il gallerista deve essere fedele, deve essere legato al suo spazio, al suo territorio. Io sono stato fedele, ma sono stato tradito non dalla mia città, ma dagli uomini. Non dalla mia città, dagli uomini. Non dagli artisti, dagli uomini. Gli artisti hanno mangiato Napoli, non me, Napoli. Credo in una funzione politica dell'arte. In questo senso mi è stato di grande aiuto Bolus quando ha chiamato la sua opera Terremoto in Palazzo ed Andy Warhol e Titelli, che ha disegnato quegli uomini mostri che mangiano la natura, l'umanità. La natura umana è traditrice e distrugge la natura stessa in un processo tragico che ci porterà all'autodistruzione.
questa collezione, questa mostra, è stata fatta lavorando proprio sotto lo sgomento dell'emozione. La prima grande iniziativa sul terremoto l'ha avuta negli anni '80 Nino Longobardi, no? Che, beh sì, questo scuotimento, questa rabbia, ha prodotto forse il periodo più felice dell'arte in Italia, gli anni '80, dove il nostro paese è diventato il centro del mondo e Napoli il centro di tutto. Però c'è sempre qualcuno nella storia che non coglie l'attimo. Guarda con disinteresse la storia della città e aiuta la vaporizzazione. Duchamp ha lasciato scritto sulla propria tomba: sono sempre gli stessi che muoiono. Che magari significa anche sempre che il potere a sopravvivere, quel potere lucido, sterile, che non ha capito, non ha voluto ascoltare il miollo di dolore e non mi ha permesso di non tradire Napoli. Ignoranti. Stai lontano, rastro. Ad apologo pensiero. Niente voglia, niente spende, tante niente se abbiamo cammino. Appena scaldato da un tiepido sole di primavera, mi venne a trovare un personaggio strano, un personaggio anticonvenzionale, un personaggio anticonformista. Un personaggio che aveva fatto dell'arte tutta la sua vita e che aveva sacrificato la sua vita all'arte. Lucio Amelio. Lucio Amelio era stato il centro, per Napoli era stato il centro dell'arte contemporanea degli anni Ottanta. Aveva cambiato il volto artistico di Napoli mettendo Napoli al centro del mondo e Napoli, non Napoli città, Napoli uomini, lo tradirono. Lo tradirono perché immaginate il pianto lacerante di dolore di un uomo che è costretto a regalare la propria opera, l'opera di una vita, ad un altro posto, ad un'altra città. E per Lucio Amelio Caserta era il posto giusto. E io, Gianmarco Jacobitti, soprintendente della soprintendenza di Caserta, in quel preciso momento capii il grande potere di quest'opera d'arte. Il grande potere di questa collezione. Capii che Caserta non poteva perdere questa occasione. Io, in qualità di rappresentante delle istituzioni culturali casertane, non potevo assolutamente defraudare il territorio casertano di una collezione così importante. Anche per me, Caserta era il posto giusto. Grazie. Ha parlato l'assessore, ha parlato l'esperto, ha parlato bla bla bla. Signore e signori, il posto giusto. Questa collezione c'è qualcosa di strano, no? C'è un dipinto del Palizzi, eccolo qua. Oltretutto devo dire la verità, qualcuno o inconsapevolmente o con una grande intuizione artistica ci ha messo un cappello a tre punte sotto. Il nostro ministero ci invita per attirare turisti e per regalare ai turisti praticamente momenti di gioia e momenti di cultura, ci invita proprio ufficialmente per circolare di
pensare a qualche cosa di nuovo da offrire ai turisti. Oltretutto ci dà anche un tema, il tema era natura e paesaggio. Allora, io che cosa ho pensato di fare? Noi abbiamo questo bellissimo dipinto del Palizzi che nel 1851 ferma con un'istantanea il terremoto a Melfi nel 1851. Melfi faceva 10.000 abitanti nel 1851, questo terremoto ne uccide 1.000, quindi immaginate come è stato drastico e drammatico. E siccome qua siamo in terremotus, siccome purtroppo, dico la verità, veramente purtroppo, un avverbio per noi, lo diciamo ormai troppo spesso, abbiamo avuto questa catastrofe di Ischia, di Amatrice, di L'Aquila, mi è sembrato giusto e opportuno ricordare domani, perché lo faremo domani, faccio un approfondimento proprio su questo dipinto e sul terremoto in generale.